Buon dia a tutti, io mi trovo in un parco in Sankte Petroburgo, un parco che posso vedere molte volte perché io sovente mi promena per illo. E lo che io volevo dire oggi è che sovente in questi parchi non potete vedere le obreros del comune, del municipalità, che taglia le erba con un par di macchine o ancora più sorprendente con le, come dicevo, il lo taglia in maniera manuale con le baston e le lama. Io non so come dice questo in interlingua, forse false in italiano lo è falce, allora io provo a divinare. Mi prima impressione se va di grande sorpresa, perché questo pare molto inefficiente e de facto lo è. Non potrei replaziare 5, 6 o anche più di queste obreros con una macchina più grande, più efficiente. E ha anche altri lavori, io forse anche in futuro vi mostrerò che altri lavori che potete considerare un poco quasi inutile o de facto sicuramente molto inefficiente. E le toilette pubbliche usualmente ha una persona che vende l'accesso, che apre le porte, allora tu paga queste persone e il te apri le porte. Questo è una cosa che io non ho comunque vedete in Europa, lo è sempre automatico, inserire le moneta e le porte si apri sin bisogno di avere una persona. Allora io ho provato a razionalizzare un poco questa esperienza e mia razionalizzazione è che nelle ultime anni, le ultime decenni di anni de facto, le disoccupazioni nel mondo occidentale sono molto molto alte. E in Russia questo non è tanto alto, la disoccupazione è circa un 5%, nelle grandi città come Mosca e San Petroburgo è ancora più basse, 2 o 3%, e una delle ragioni potrebbe essere l'esistenza di queste occupazioni poco efficiente, ma de facto se non riguarda le società in suo complesso, allora io credo che forse anche questo lavoro non è tanto inefficiente, perché qual è l'alternativa? Se queste persone non fanno questo lavoro, ha una grande possibilità che ilos diventi disoccupate, sin empleo, allora l'estato, le comunità deve provvedere al loro sostentamento. E questo costa moneta, costa più di moneta, o se io non faccio questo crea grande problema sociale. Allora io ho razionalizzato l'esistenza di questi lavori, che ovviamente è un residuo del comunismo, come perché mi deve trasversare le strade sin essere investite. Supervivite queste imprese. Allora sì, come io dicevo, le altre facce del medaglia è che sì, non aveva queste occupazioni, queste persone sarebbero un peso ancora più grande per le comunità, o un peso sociale, sì, o non dà le moneta per sopravvivere dignitosamente, o un peso economico, perché non deve darle moneta. In ogni caso questo crea problemi. De facto anche in Finlandia UBI ha un sistema di
il socialismo, potete dire, molto efficiente, ubi persona sin empleo recipe subsidios del Stato. Questo anche crea problemi, perché io credo che le necessità del persona essere occupate, avere un ruolo nelle società, avere una funzione. E quando una persona sta a casa, sin lavoro, sin occupazione, mesmo se le recipe moneta per vivere, questo crea problemi psichici. In Finlandia ha molte persone depresse, il rischio di depressione inter le disoccupate è molto alto. In Russia on non sa che è la depressione, perché tu debbe fare alcun cosa per mangiare, perché l'estate non aiuta quasi niente queste persone. Io vi saluto, buon dia a tutti, ciao.